Vuoi sapere quanto ci vedi bene? Guarda l'immagine e dimmi chi vedi. Se sei a una distanza normale dallo schermo e ci vedi bene, dovresti vedere Albert Einstein. Se invece vedi Marilyn Monroe, dovresti portare un bel paio di occhiali o delle lenti a contatto. Se adesso porti degli occhiali, prova a toglierli. Vedrai che l'immagine potrebbe cambiare. Oppure, se hai qualcuno a fianco, prova a chiedergli che cosa vede. L'effetto può essere visto da tutti, se variamo la distanza o ridimensioniamo l'immagine. Da lontano dovresti vedere Marilyn Monroe, perché a quella distanza gli occhi riconoscono solamente i bordi della figura, mentre se ti avvicini all'immagine vedrai in maniera più dettagliata Einstein. A livello digitale non è stato cambiato nulla, infatti prova a mettere in pausa il video e ad allontanarti dallo schermo. È possibile che tu veda l'immagine cambiare ad una distanza differente da quella dei tuoi amici, perché tutti abbiamo occhi leggermente diversi. Più lontano riesci a vedere Einstein, più hai una vista migliore. Puoi ottenere lo stesso risultato strizzandoti gli occhi per sfocare la foto. Ma esattamente cosa sta succedendo? Beh, questa figura è un esempio di immagine ibrida, quindi un incrocio tra un disegno a bassa frequenza spaziale combinato con un altro ad alta frequenza. E, in base a quanto tu sia in grado di mettere a fuoco o a regolare il contrasto, i tuoi occhi vedranno un determinato dettaglio. Da vicino possiamo cogliere i particolari più fini, come i baffi e le rughe di Einstein. Ma se aumenta la distanza, o se la vista non è da falco, si creerà un'immagine più sfocata. Questo perché si perde la capacità di cogliere i dettagli e si potranno così vedere solo i lineamenti generali come la sagoma della bocca, il naso e i capelli, facendo figurare Marilyn Monroe. Se hai una domanda a cui vuoi una risposta, scrivila nei commenti oppure su Facebook, Twitter o Google+. E non scordare di iscriverti al canale per vedere gli altri video di Scienziati Subito!